Cuore mio, e allora? Sto vedendo che non ti stai facendo sentire, vabbè. Probabilmente o ti sei addormentato oppure ti stanno facendo degli accertamenti. No, non sono preoccupato perché sto tranquillo, insomma. E niente, mo sto andando a prendere a Giuseppe, cuore. Così mangiamo a mezzogiorno, tranquillo. No, tutto a posto, cuore, è una giornata alquanto noiosa, insomma, dai, va bene, non fa niente. Come sempre, come dico, cuore, arriveranno tempi migliori, non è un problema. Senti, quello sta qua, sì, sta qua, si è ricordato del compleanno. Sono andato a farmi il caffè, cioè mi ha riconosciuto sia col cappellino che con la mascherina in faccia, cioè, capito? Vabbè, no, ma non sta dicendo niente di che, insomma, poi alla fine che deve fare? Sta tranquillo, insomma. Certo, io vorrei facesse molto di più per mio fratello. Questa è l'unica cosa che vorrei. Babbo, pazienza, pazienza, ce lo dobbiamo sopportare. Che dobbiamo fare, cuore mio? Niente, tutto inferno, cuore. L'unica cosa buona che quando sta presente lui non succede niente. Eh sì, perché veniamo protetti. Capito, cuore? Oramai abbiamo capito, insomma. Almeno spero di aver capito, insomma. L'abbiamo già visto la scorsa volta. Che quando fece quella cazzata sono venuti a galla i malvagi, come li chiami tu, cuore mio, i malvagi, ed è vero, ma se solo ricordo quel periodo, mamma mia, un periodo pieno di tribolazione, come dice mio fratello, pieno di tribolazione. Vabbè, però anche quelle cose le abbiamo superate, certo. Con tante difficoltà, però alla fine ce ne siamo usciti, insomma. Ma vedi un po' che vita. Assurdo, assurdo. Che dobbiamo fare, cuore? Dobbiamo prenderla come viene, eh? Certo che se penso a quel periodo mi viene la tristezza addosso, eh? Ma non per altro, per quello che hai passato, hai capito? Eh sì, perché il ritardo anche nelle cure è dovuto pure a quelle situazioni precedenti, insomma, se no avremmo già provveduto. Certo. La cosa che mi fa rabbia è quella che comunque dovevamo averlo fatto prima. Quando parlo prima, parlo quando stavamo nel paese delle Aquile, anziché stare a perdere tempo là. Dovevamo già accertarci. Quello è l'unico rimpianto che ho, che io non ti dovevo ascoltare proprio. Dovevamo prendere l'aereo e dovevamo andare velocemente per le cure. Vabbè, cuore mio, come si dice, col senno di poi siamo tutti bravi a parlare. Però dovevamo perseverare, anzi, forse dovevo essere io a perseverare in quella situazione, che mi dovevo arrabbiare, dovevo prendere l'aereo, dovevo venire da te senza fregarmene un cazzo.
di quello che mi dicevi tu, che no, lascia stare, non puoi, qua è pericoloso, non me ne doveva fare un cazzo, dovevo prendere l'aereo, dovevo venire da te e dovevo dire tu adesso te ne vieni con me. Vabbè. E allora potevo farlo perché non era presente il Don Berme, insomma. Vabbè, pazienza, è andata così, dai, mo pensiamo solo a guarire, ad uscircene da questa situazione, va bene? Speriamo che vada via presto questo Omicron che dicono loro, eh. No, non è, per quello che dicono, insomma, sì, è un virus aggressivo, però non è, non... Come ti posso dire, non è feroce, va, diciamo così, come quello di prima, è molto più leggero. Però noi dobbiamo anche tenere presente che comunque siamo in queste condizioni, non è che siamo in ottima salute, quindi qualche giorno in più sicuramente ci vorrà per te, insomma. Vabbè, quello che mi dispiace è che comunque stavamo prendendo peso, ci stavamo riordinando un po' dal punto di vista, sai, della salute, acquisendo chili. Mo' speriamo solo che non perdiamo troppi chili, insomma. Questo è quello che mi preoccupa, perché abbiamo fatto tanto per recuperare e mo' purtroppo li stiamo perdendo. Io spero di no. Spero di no, veramente, spero. Però è umanamente impossibile non perdere peso senza nutrirsi. Vabbè, cuore mio, dai, vabbè, dai. Dai, cuore mio, na, yes, no, mo passerà, non ti preoccupare. Vabbè? Beh, aggiornami un po' di cose, se è possibile, cuore mio, sempre se è possibile. Non ti sforzare, quando è possibile mi rispondi. Va bene, cuore? Ci sentiamo dopo, cuore mio. Un bacio, un cuore a mio fratello e un abbraccio forte forte. Il prossimo compleanno staremo insieme, me ne sto facendo una ragione. Va bene? Beh, ciao cuore mio. Ciao a dopo.